una raccolta di storie vere, di coraggio e determinazione legate al muro di Berlino a quasi 30 anni dalla sua caduta. Venerdì 17 gennaio gli studenti dell'Isis Verdi di Valdobbiadene hanno assistito a Il Muro, uno spettacolo scritto e interpretato da Marco Cortesi e Mara Moschini. Io me lo ricordo il muro. Me lo ricordo perché per attraversarlo ho rischiato di farmi ammazzare. Ho passato 3 anni in carcere e perso i miei più cari amici. Dopo più di 120 repliche in tutta Italia, i due artisti hanno portato agli studenti testimonianze che raccontano la guerra e la paura, per celebrare la vita e il coraggio. Adesso si chiama Zorn e la traduzione è La rabbia. Questa è la storia della rabbia di un uomo. I ragazzi capiscono che sono delle storie reali, raccolte da reali testimoni, soprattutto che noi stessi siamo stati testimoni di questi protagonisti. Sono storie raccolte sul campo in un'inchiesta che è durata quasi 2 anni, quindi è come se nei tuoi occhi vedessero quello che qualcun altro ha visto e vissuto. Questo passaggio del testimone è probabilmente il segreto più forte, ecco, che crea questa forte emotività e questo coinvolgimento. Afferri su K47 di ordinanza, all'altro con Margrafenstrasse. La paura è il vero potere, affermava Erich Melchior. Il fatto è che quando racconti di storie passate sembra che queste storie riguardino solamente i libri di storia, qualcosa che riguarda noi, il nostro passato più prossimo, come se fosse qualcosa che riguarda solo una parte del tuo cervello, la parte da intellettuale, eccetera. E invece in tutte queste storie si parla di vita, si parla di persone che hanno avuto il coraggio di fare la scelta giusta per trovare davvero un senso alle loro esistenze. Ecco, questo è il messaggio più forte. Praticamente alla fine di ogni nostro spettacolo diciamo sempre la stessa cosa, cioè di avere il coraggio di fare la differenza, soprattutto nei propri confronti, no? Questo è il tempo che ci è stato dato, questo piccolo trattino, e dobbiamo sfruttarlo al meglio perché è un tempo molto prezioso e molto limitato. Certo, sì, infatti come diceva Marco partiamo comunque dalla volontà anche di fare memoria, di ricordare quello che è stato, ma è importante poi arrivare ad oggi, se no rimane veramente come, non dico una lezione di storia, ma quasi. Invece quello che secondo me cattura il pubblico è proprio quello di portare le storie dal passato al presente, che cosa ci insegnano oggi quelle storie, e così il messaggio diventa sempre attuale e presente. Parlano di libertà, diritti umani e democrazia. Al governo cinese la cosa non piace, il partito resta in silenzio, poi il 4 giugno 1989. È possibile comunque seguire tutti gli appuntamenti sul nostro sito www.marco-cortesi.com e lì di mese in mese pubblichiamo tutti gli spettacoli del mese successivo, quindi se fate un salto sul sito troverete tutti gli appuntamenti in giro per l'Italia. Questa è la storia di persone come me e voi, che avevano vite e affetti, che amavano, ridevano, piangevano e sognavano.